Uno. Ciao Omar, vuoi venire a pranzo fuori in un posto fighissimo dove fanno una buonissima pizza al metro? No, perché scomodarsi quando puoi tranquillamente ordinarlo da casa? Dai, ho sempre la solita storia. Prima o poi dovrai uscire di casa. Sarà per un'altra volta. C'è qualcuno lì? Omar? Invece di giocare con quella pallina, vuoi venire a vedere Interstellar con me al cinema? Al cinema? Esistono ancora i cinema? Che roba vecchia. No, comunque Interstellar l'ho visto già 2 settimane fa. E poi per andare al cinema per vedere il solito protagonista che muore, preferisco starmene a casa. Grazie, eh? Ma sei scemo? Che stai facendo? Non mi disturbare. Sto guardando questo video in loop che dura 10 ore e non sono neanche la seconda. Vai via, per favore. Vabbè, senti, un mio amico mi ha dato buca per il concerto di Sheeran. Vieni tu. Concerto? Ormai i concerti non servono più. Su Spotify ti ascolti tutte le playlist che vuoi. E tra l'altro, qua a casa ho una comoda poltrona su cui ascoltarle. Vabbè. Senti, Omar, io sono preoccupata per te. Sono intere settimane che non esci di casa. Preoccupata? Ma che parolone, va là! Sa, lasciami finire di vedere sto video. La vedi quella? Quella è la porta. Quando esci, chiudila. Sono preoccupata per Omar, non esce mai di casa. È il momento di utilizzare le maniere forti. Prepara l'arma segreta. Non vedo niente. Oh! Che vuoi? Adesso andiamo a mangiare fuori. No, sono online, sto vincendo. Sei sicuro? E se ti dicessi che la nonna ha preparato le lasagne? Le lasagne. Stop!